Questa è un'altra tappa di una serie di iniziative che abbiamo fatto in Consiglio regionale. Siamo partiti con i fratelli Karamazov, siamo arrivati ad Antigone e adesso parliamo di diritto internazionale. Il tema è sempre lo stesso, il rapporto fra lo Stato e i cittadini, fra l'autorità e il cittadino. Chi è che deve prevalere? In questo momento in cui c'è in ballo sia la questione dell'autonomia del Veneto, quindi i rapporti con Roma, sia soprattutto la questione catalana e quindi proprio la necessità di arrivare all'indipendenza di quel popolo, l'idea è: i cittadini hanno il diritto di decidere o lo Stato li può bloccare? In questo frangente, in questa occasione, affrontiamo il tema dal punto di vista del diritto internazionale. Vediamo cosa dice il diritto internazionale rispetto a questo tema quando si apre il problema di una comunità all'interno di uno Stato che vuole raggiungere l'indipendenza o che comunque in senso lato vuole autodeterminarsi. E noi in Consiglio regionale pensiamo sia necessario parlare di queste cose per farle conoscere anche nel nostro territorio, per cercare di parlare di questo tema a ragion veduta, senza pregiudizi, senza stereotipi. Bisogna parlare delle cose quando si conoscono bene e noi cerchiamo di farle conoscere nel miglior modo possibile. Parlare oggi di secessione, di autodeterminazione non implica solamente un discorso accademico, i fatti sono noti. Cerco con le mie parole e i miei studi di affrontare tre dimensioni che il problema ha. La prima è quella giuridica, perché sono un giurista, la seconda è quella politica, perché quelli che decidono sono dei politici, la terza è quella umana, perché se ci sono dei processi come quello che stanno affrontando adesso i catalani e gli spagnoli, bisogna anche guardare alle conseguenze o banalmente a quello che può succedere. Un'analisi strutturata di quello che il diritto dice guarda a ieri e oggi, e questa è essenziale ed è quella che propongo qua al Consiglio regionale. Due piccole osservazioni finali riguardano invece cosa la politica può fare rispetto a questo procedimento che il diritto internazionale vede nell'affermarsi dell'autodeterminazione dei popoli, e cosa può fare un uomo normale, un uomo comune oggi, nel considerare le varie dimensioni abbastanza restrittive che ha oggi il diritto internazionale nel favorire i nuovi processi di indipendenza e le prove che ci potremmo trovare ad affrontare nei prossimi anni in una situazione abbastanza frammentata, non di unità, del potere politico. Se un soggetto è libero di determinarsi nell'ambito familiare, nell'ambito della comunità in cui instaurare le proprie relazioni, perché una comunità a sua volta non può avere questa libertà di determinare le proprie relazioni? Perché una comunità non può riconoscersi come tale e, riconoscendosi come tale, non chiudersi agli altri, ma identificarsi in confronto con gli altri? Queste sono le domande che porrò e le risposte le verificheremo assieme, perché il tema, come abbiamo visto anche nell'esperienza recente della Catalogna, è un tema urgente. Le risposte possono essere anche plurali. Il tema di fondo è che alla domanda che ho posto non si può più oggi rispondere in termini assolutamente negativi. L'unica questione è quale iter seguire perché l'autodeterminazione possa esprimersi in una comunità, per più comunità in Europa, non solo in Europa. Il problema è cosa succede nel diritto internazionale quando il referendum è convocato unilateralmente e dunque al di fuori di quelle che sono le ipotesi previste dal principio di autodeterminazione dei popoli. E lì, diciamo, si può dire sinteticamente che in questi casi il referendum non è autorizzato dal diritto internazionale, ma d'altro canto si può anche affermare che non è neanche vietato, cioè in realtà rappresenta un fatto giuridico irrilevante, per quanto invece sia molto rilevante sul piano politico, soprattutto perché la conseguenza principale in questi casi è quella di creare degli obblighi costituzionali di negoziato con le autorità centrali, che poi possono sfociare in esiti non preordinati. Di solito, per esempio il caso della Scozia lo indica, dopo il referendum fallito del 2014, di solito questo negoziato può sfociare nell'ottenimento di poteri di autonomia più consistenti. Il mio intervento riguarda essenzialmente i rapporti tra lo Stato e i cittadini e lo Stato, alla luce della nostra Costituzione e del contratto sociale sottostante, quindi quali siano i doveri e i diritti di entrambe le parti e se anche alla luce della situazione politica attuale entrambe le parti siano adempienti.